e benvenuti alla seconda edizione di TRC Ultimissime. Innanzitutto cominciamo il nostro notiziario chiedendo scuse ai telespettatori per il mio abbigliamento, ma dopo l'ultimo notiziario il boss ha deciso drasticamente di tagliare i miei viveri, quindi mi sono arrangiato con il guardaroba della Caritas. Veniamo alle notizie dalla Camera. Si è tenuta ieri a Palazzo Chigi una riunione dei ministri nella quale si è esaminato l'andamento dell'economia italiana nell'ultimo semestre del 90. Un anno fa, ha detto il ministro Andreotti, la nostra economia era sulla punta di un burrone. Oggi, ha continuato con soddisfazione, abbiamo fatto un passo avanti. Spadolini, Craxi e De Michelis saranno le nuove tre spogliarelliste di Colpo Grosso, il celebre sexy game che da qualche anno a questa parte incolla allo schermo il 60% dei maschietti arsi italiani. Dopo le ultime infatti cali di indice d'ascolto, il consiglio di produzione ha optato per i tre ministri, almeno assicurano avremo degli spogliarellisti bomba. E dopo la nascita dell'erede del noto e simpaticissimo industriale Sant'Ermano, Pasquale Natuzzi, un altro evento ha allietato la famiglia, la nascita di un capello. Al parrucchiere è accorso rapidamente che chiedeva come trattare il neonato, riferito al capello, il signor Pasquale ha risposto come ai vecchi tempi, la scrimo questo. Assegnato il premio Nobel per la meteorologia al professor Marco Tempesta. Il professore infatti, dopo lunghi anni di studio, ha scoperto che l'aria del mattino è fredda perché è stata fuori tutta la notte. Notizie di casa nostra. La scorsa edizione abbiamo parlato dei lavori di metanizzazione ormai verso il completamento definitivo. Questa settimana invece vi parleremo del malcontento manifestato dalla popolazione per l'accrescersi di un fenomeno sempre più preoccupante, il traffico. Lunghe code agli incroci, attese interminabili, inefficienza della segnaletica luminosa, questi sono gli ingredienti che ogni giorno caratterizzano il traffico cittadino, specialmente nelle ore di punta. Ad assicurare gli animi è giunta tuttavia la notizia che dal nuovo anno, con il potenziamento del corpo di polizia urbana, ben un assunto, sarà possibile risolvere definitivamente il problema. Abbiamo, in collaborazione con la sezione computerizzata del centro analisi urbana e stradale del comune di Sant'Eramo, fatto alcune previsioni su quello che sarà il nuovo andamento del traffico. Vediamo un servizio. I said, great, that's who we got to get. So I said, get in touch with them. Si è svolto a fine novembre presso Palazzo Municipio il primo consiglio comunale della nuova giunta. Molti temi affrontati dall'ordine del giorno, tra cui ricordiamo l'esecuzione della circonvallazione a Sant'Eramo, il cui progetto risale più o meno a poco prima della venuta di Garibaldi, e nuovi piani per una maggiore regolarizzazione del flusso automobilistico nell'area cittadina. Ma ecco, abbiamo in collegamento la nuova giunta, la ringraziamo per la cortesia dimostrata, che ci spiegherà appunto quali sono stati gli interessanti motivi di discussione. Una domanda, qual è stato il filo conduttore sul quale è stato improntato il dibattito? Di cosa avete principalmente parlato? Un vecchio, un anziano, è caduto in una buca verde, non dire. Bene, dopo questa domanda mi avvisano che è pronto un servizio inerente il primo consiglio della nuova giunta. Via con le immagini. Una discussione ben impostata dalla nuova amministrazione che ha vertito su temi di interesse inerenti alle esigenze della cittadina santermana. Grande attenzione è stata prestata dai consiglieri che hanno seguito minuziosamente le fasi del dibattito. La caratteristica tuttavia di rilievo è stata la grande compostezza e l'indubbio accordo tra i partecipanti all'assemblea. Ultima nota, un pubblico giovanile ed entusiasta che ha seguito con grande trepidazione il consiglio. Un'altra domanda. Nuova amministrazione, nuovi orientamenti, nuovi progetti. Ecco, come finirà il cittadino che ripone grande fiducia nella nuova direzione? Misera, cadono nella maniera più misera.
è malignato che molti dei risparmi che il cittadino versa con le tasse comunali siano sperperati. Smettendo con questa voce, in sincerità, dove finiscono i risparmi e i sacrifici dei cittadini di Sant'Erano? Si parla di banche svizzere nelle quali sono stati posti alcuni risparmi, tra virgolette. Molti cittadini confidano in voi e nella vostra capacità di ascoltarli e capire i loro problemi. Ma cosa dite a uno di noi quando viene da voi per parlare, per esporre i suoi problemi? Per piacere. È vero che con la nuova direzione amministrativa del comune di Sant'Eremo abbiamo finalmente una giunta onesta e capace di progredire, far progredire sotto ogni aspetto il paese. Non dire più tardi. Grazie, tuttavia, ecco, nella nuova seduta estenuante da ogni punto di vista si sono avuti degli inconvenienti e qualcuno ha presentato anche qui segni di esaurimento emotivo. C'è professore? In chiusura abbiamo qui con noi l'onorevole Bocconi. Ecco, buon pomeriggio, grazie per essere intervenuto, onorevole. Qualche breve domanda in chiusura. Quali sono i nuovi orientamenti governativi a Palazzo Chigi? Ma che fa? Lei non risponde. Ah, lei è muto! Come fa, scusa? Come mai ha fatto carriera? Ah, lei dice che tanto parlare in politica non serve, perché anche quando si parla non si dice mai niente. Ah, la capisco. Ecco, una domanda. Lei è venuto a conoscenza della situazione qui a Sant'Erano. Qual è lo strumento che userebbe per dare una svolta decisiva nella giunta comunale? Mi dica. Ah, capisco. È interessante, onorevole. Senta, si svolgono a Palazzo Municipio continue sedute di gabinetto per affrontare le questioni. Tuttavia, dopo ogni seduta ci sono sempre altri problemi. Ma, ecco, cosa manca realmente? Ah, capisco. Ecco, una domanda un po' fuori tema. Voi politici mangiate molto, vero? Ma qual è il formaggio che più preferite? Il gratta e mangia. Ah, capito. Ecco, sinceramente, ecco, una domanda un po' particolare. Qual è il fine di ogni politico? Lo scopo principale è quello di aiutare la gente a guadagnare la fiducia nei nostri mezzi, capisco. E una domanda, ultima domanda, prossimi progetti? Una villa al mare. Ah, bene, grazie. Noi la ringraziamo per essere intervenuto qui nei nostri studi a TRC Ultimissime. Il nostro notiziario si conclude qui. Noi vi diamo appuntamento per domenica prossima e vi ringraziamo dell'ascolto. Buon pomeriggio e buon proseguimento con la nuova trasmissione di Tutto di Più.